buongiorno a tutti. È un progetto molto importante di cui siamo veramente orgogliosi e ringraziamo innanzitutto il comune perché ci sostiene come ogni volta quando andiamo a bussare alla loro porta e ha avuto l'idea e la disponibilità di donare il ricavato di una serata benefica quando è venuto a presentare il libro Mattia Villardita qui a Cairo a marzo. Di donarlo alla scuola per potenziare quest'aula multisensoriale. L'aula multisensoriale nasce già nell'estate scorsa, almeno l'idea, il progetto, dalla forte volontà e dalla passione della insegnante Mariella Rinaldi, che è una nostra insegnante di sostegno della scuola primaria e anche funzione strumentale per l'inclusione, quindi un ruolo molto delicato, che un giorno della scorsa estate sale nel mio ufficio e mi dice: dirigente, sarebbe bello che il nostro istituto potesse offrire ai nostri alunni con difficoltà questo ambiente. È un ambiente molto particolare, dotato di attrezzature sofisticate, quindi anche parecchio costose, volto alla esplorazione del mondo circostante, allo sviluppo di tutti e cinque i sensi e a creare un ambiente rilassato, calmo, di benessere. Per gli alunni in difficoltà, in particolare quelli con disabilità, ma diciamo poi possiamo usarlo per gli alunni che abbiano qualunque criticità. È qui nel nostro plesso della scuola primaria di Cairo, però potrà ovviamente essere utilizzato da tutti i nostri alunni in difficoltà. Le attrezzature che abbiamo acquistato fino adesso sono state acquisite con i fondi ministeriali, col bilancio della scuola e una parte con i finanziamenti del comune, e poi abbiamo anche questa seconda tranche che dicevamo arrivata da questa serata benefica. Ogni attrezzatura che è all'interno è volta a potenziare uno dei cinque sensi. In questo modo, io dico sinteticamente, si sviluppano le autonomie dei ragazzi, la percezione di sé e dell'ambiente circostante, quindi è un progetto molto importante per dare maggiore inclusione e per creare maggiore benessere, migliorare la qualità della vita dei nostri alunni in difficoltà. Si chiama anche aula non solo multisensoriale, ma è nota anche come aula Snoeslen, è un vocabolo olandese proprio perché nasce da un progetto, era stato ideato da due terapisti olandesi già negli anni 70. I due verbi che vengono uniti significano proprio esplorare e rilassarsi. Qui torniamo alla essenza di questo ambiente così particolare. Ringrazio quindi la maestra Rinaldi che ha creduto fortemente in questo progetto insieme anche a noi appena ce l'ha comunicato, il comune che si è messo anche lui subito a disposizione e tutti coloro che durante la serata benefica hanno contribuito a raccogliere questi ulteriori fondi. Per noi l'inclusione come istituto è veramente un obiettivo prioritario, quindi l'attenzione verso i più deboli, più in difficoltà, e quindi siamo orgogliosi di questo ulteriore fiore all'occhiello che siamo riusciti a mettere in cantiere.